Arte Elettrica nasce nel 2010, quando è stata costituita, però ha un anteriore precedente, quindi io con Christian abbiamo iniziato a lavorare insieme come artigiani nel 2007-2008. Da lì, da una collaborazione che è iniziata, diciamo, per gioco, alla fine abbiamo visto che i risultati arrivavano e abbiamo dato vita a questa nuova avventura che si chiama Arte Elettrica, che stiamo portando avanti ancora tutt'oggi. Man mano passano gli anni, man mano integriamo delle attività all'interno della nostra azienda, sempre inerente al nostro servizio. Siamo qui per parlarvi degli impianti di condizionamento, che io e il mio socio, che generalmente operiamo su impianti nuovi, con la possibilità di avere sconti in fattura di questi impianti. Generalmente lavoriamo con squadre di 2-3 persone. All'interno di queste squadre che operiamo all'interno delle abitazioni, uffici e capannoni, c'è sempre uno di noi due. Quindi la mia faccia piuttosto che la sua faccia. E facciamo appunto impianti di condizionamento di ultima generazione. Quindi cosa vuol dire? Con pompa di calore e inverter. Utilizziamo anche dei sistemi senza unità esterne. Cosa vuol dire? Che all'interno del vostro appartamento avrete tutta la macchina di condizionamento. Se vi vedete in giro, generalmente notate quei motori attaccati in facciata o nei balconi. Noi utilizziamo anche dei sistemi dove quel sistema non viene utilizzato, quindi un sistema innovativo che c'è da qualche anno, l'hanno migliorato e quindi noi lo proponiamo. In più il mio socio ha delle certificazioni per poter operare in questo settore, dove lui stesso personalmente fa tutte le messe in servizio dei nostri impianti, quindi anche se vedrete me, alla fine troverete sempre lui. Come? Sull'impianto verrà semplicemente a prendere nota di tutti i dati dell'impianto, scambiare quattro chiacchiere con voi, farvi una spiegazione del vostro impianto di condizionamento. Dopodiché noi vi offriamo questo servizio da provare. Il vantaggio attuale che bisogna correre oggi è che spingiamo fortemente è lo sconto in fattura, quindi chi ha intenzione di poter fare un impianto è meglio che lo faccia oggi, perché potrà usufruire del bonus del 50%, quindi se lui aveva intenzione di spendere questi soldi, oggi ne spenderebbe la metà e si troverebbe un impianto finito a regola d'arte. Abbiamo impianti di condizionamento canalizzati, split, cassetta a quattro vie, dipende dall'utilizzo dell'abitazione che c'è da fare e quindi andiamo a realizzarli all'interno del controsoffittature, quindi sono i canalizzati, in modo che così non si possa vedere le unità installate all'interno dell'abitazione. Comunque, se volete andare sul nostro sito internet www.artelettricaimpianti.it troverete tutte le varie soluzioni che realizziamo nei nostri servizi, o potete tranquillamente chiamarci al nostro numero verde 800 22 66 40. I nostri tecnici vi risponderanno e prenderanno con voi insieme un appuntamento e studieremo insieme il servizio, il prodotto da offrirvi al meglio per voi. Adesso vi parliamo invece dell'impianto elettrico. Al giorno d'oggi ci sono degli impianti elettrici tradizionali, smart o domotici. Il consiglio che diamo noi, un impianto elettrico tra virgolette vecchio andrebbe perlomeno ricontrollato e messo in sicurezza, perché come per ogni cosa ci sarebbe bisogno di una manutenzione sul vecchio impianto elettrico. Il vecchio impianto elettrico si potrebbe anche aggiornare facendolo diventare un nuovo impianto elettrico, nel senso, con dei piccoli accorgimenti portarlo ad avere un impianto elettrico smart. Niente di che, gestibile da un'app che uno pensa chissà cosa sia, ma semplicemente con dei piccoli accorgimenti. Ci sono poi i nuovi impianti elettrici, che sono quelli domotici, che diciamo nuovi perché la parola domotica è una parola che è venuta fuori negli ultimi anni, giusto? Corretto. La gente si spaventa all'idea di impianto domotico pensando di andare a affrontare costi veramente eccessivi, ma alla fine con dei costi ragionevoli possiamo andare a renderli l'impianto domotico o smart con dei costi relativi, quindi dalla sua app gestire il suo impianto, quindi da remoto
accendere, spegnere luci, tirare su, abbassare tapparelle, creare degli scenari tipo scenario televisione. Quindi mi metto lì a guardare la mia televisione comodamente in poltrona, schiacciando un semplice tasto rendo il mio ambiente soft, quindi si accende una luce piuttosto che se ne spegne un'altra, piuttosto che andare ad abbassare una tapparella e dare una luminosità giusta alla parte della televisione e così via, corretto? Sì, ci sono appunto varie soluzioni, poi ogni soluzione, come diciamo sempre noi, un po' come un abito, va cucito su misura, quindi sempre ritorniamo sul solito discorso, se ci chiamate potremmo venire da voi, ripeto, uno dei nostri tecnici, che il 99% saremo sempre o io o Massimiliano, e insieme possiamo vedere, consigliarvi, oppure come ultimamente sta succedendo, siete voi che ci chiedete già delle cose, perché in questo mondo ormai di internet ne sanno più di noi. Ne sa più di noi, a volte veramente arrivi anche dalla signora Maria che ti dà delle soluzioni che al giorno d'oggi diciamo noi avevamo solo sentito e lei le vuole e si riescono sempre a portare a termine, perché poi piace anche al cliente finale avere questo giocattolino in mano per poter fare tutto quello che si vuole della propria abitazione. E non dimentichiamo sempre il fatto dello, ritorno a ripetere, che se è intenzione c'è lo sconto in fattura anche sull'impianto elettrico, quindi oggi risparmi anche per quello.